Questo programma vi è presentato da 20 anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. E buonasera, buonasera, bentornati e benvenuti. Questo è il programma Vacanze alla Radio, il podcast radiofonico di Radio Vacanze. Ogni settimana veniamo nelle vostre case, sui vostri apparecchi, sui vostri cellulari, vi veniamo a raccontare il turismo grazie alla collaborazione con l'agenzia Viaggi e Vedo qui in via Bartolongo 1, da dove trasmettiamo ormai da più di 4 anni. I nostri numeri per entrare in contatto con noi, WhatsApp e SMS, sono 320 46 87 503 oppure 06 410 36 36 per parlare con l'agenzia, oppure scrivere a radiovacanze@gmail.com per fare le domande. E poi ancora puoi ascoltarci in diretta sul sito radiovacanze www.radiovacanze.com oppure dalla pagina Facebook di Radio Vacanze. C'è una sezione con scritto Ascolta la radio, molto semplice. Poi siamo presenti anche nella versione podcast su Spreaker, su iTunes, su YouTube, insomma, se volete ci trovate, come dice il grande Ruggeri, lui sì che è un conduttore, io ci sto provando ormai da 4 anni, ma abbiamo discreti risultati, via, non ci illudiamo. Allora stasera parliamo di Barbados, se avete sentito il Calypso e la musica di Barbados, stasera vi porto ai Caraibi, come promesso, ma non tutto, ancora ce n'è. Dopo i Caraibi torneremo in Italia per raccontare la vacanzina. Vi parlerò di Napoli, una città tutta da riscoprire, e poi ancora vi parlerò chi ha paura dei castelli, 10 castelli più infestati sia in Italia che in Europa, e ancora in collaborazione con Promoradio, casa editrice, e ci racconterà Gianluca Germini e Andrea Zanetti, sono rispettivamente degli Stato il Symbol, e Gianluca invece è il nostro cantautore, che ci racconteranno le loro emozioni, i loro concerti, i loro appuntamenti e ovviamente qualche cosa ancora di più, andremo a fare qualche domanda. E l'altra novità è per la rubrica Ma chi te l'ha detto, oltre all'applicazione, il gelato fa male, tutti i gusti tutto l'anno, il principe è sotto attacco, dicono che c'è il cioccolato faccia male, io ci credo ben poco. E abbiamo di Napoli, e ancora vogliamo parlare poi delle vacanze al top della settimana, quelle, le offerte, quelle che si trovano solo qui in questo momento, in questo minuto, dopodiché puff, spariscono. Allora insieme a me era qui a fare un biglietto per Sabaudia, ma noi l'abbiamo coinvolta perché noi siamo sempre dei grandi compagnoni. Ho Luisa che ovviamente voleva salutare Francesco, ma se non viene ai microfoni io non gli posso dire niente, perciò Francesco consideri salutato, a meno che tua moglie non si avvicina. E prego. Eccomi, ciao a tutti, mi presento, sono Luisa e ciao Francesco, faccio questa sorpresa a lui, a mio marito, perché certo. Ecco, ho avuto il piacere, sono stata invitata qui da Gianluigi a Viaggio e Vedo, che mi ha fatto questa sorpresa. Hai di visto? Essere, ecco, non, si non sapevo della radio, adesso che lo e so. Noi, noi qui alla grande, ce la meniamo, ce la suoniamo, ce la cantiamo, facciamo un po' come, e ovviamente abbiamo degli ospiti in diretta, io abbiamo qualche minuto, vi voglio parlare appunto dei Caraibi. Molti non lo sanno, ma i Caraibi sono praticamente delle ex colonie, la maggior parte, diciamo fortunati loro, viva Dio,
Abbiamo le isole sopra vento, le isole sotto vento. La maggior parte sono di origine o spagnola, quelle più, o americana, e poi anche inglese ovviamente. Bene, tanto loro continuano a trovarsi le destinazioni, noi ascoltiamo le conversazioni discretamente. E volevo parlarvi appunto di questi dichiarati. Cominciamo dalle isole sopravento. Come molti sanno, chi mi conosce, le mie destinazioni, ogni agenzia ha le sue specialità. Ecco, io sono bravo negli Stati Uniti e Caraibi, in altre destinazioni magari ne conosco un po' meno, però queste abbiamo fatto dei master in tanti anni, in 30 anni di lavoro. Allora, vi voglio parlare appunto delle isole sopravvento, quelle settentrionali. Cominciamo da Antigua, San Martin e ancora Saba, Sant'Eustatio, diciamo noi, San Bartolomeo, Antigua, Barbuda, San Kitts, Nevis, Montserrat, Guadalupe e Dominica. Dominica sarebbe da dire in spagnolo. Poi le isole sopravvento meridionali sono Graniti e Granada e ovviamente Martinica, San Vincent, San Lucia e poi ovviamente la mia, quella nel cuore, quella che avevo promesso, di cui parleremo un po', e avete sentito la musica, è Calypso di Barbados, i famosi Bajan, quelli che a me piacciono tanto, sono quei signori di colori con un grande sorriso e una gran voglia di divertirsi. Intanto saluto Luisa che ci lascia, ciao, alla prossima, grazie per essere stata qui con noi a Radio Vacanze. Allora continuiamo a parlare, intanto smontano la radio, vanno via, vi lascio, fanno un macello, però gli vogliamo bene lo stesso. Allora, dopo Barbados parliamo delle isole sottovento, che sono ABC come dicono gli inglesi, Aruba, Le Bonari e Curacao. Queste non potete immaginare, ma appartengono ai Paesi Bassi, all'Olanda. Avete mai immaginato che l'Olanda, la grande, aveva le sue isole, i suoi possedimenti? Perciò non ha aperto solo le vie alla Grande America come la città di New York, che è stata fondata appunto dagli olandesi, ma ha continuato la sua predominio in queste acque del Mar dei Caraibi. Oh, le isole sottovento sono quelle che si trovano davanti alla costa del Venezuela. Perciò non sono molto distanti da Los Rogues, L'Aquila e anche l'Isla Margherita, anche se questa non è inserita nei Caraibi. Perciò, come vi dicevo, adesso cercherò di darvi una mano nel identificarle geograficamente, no? Allora, abbiamo dalla punta estrema di Miami fino alla, davanti al Venezuela, ecco, quell'arco lì si chiama appunto le isole di sopravento, e l'unica che è un po' più spostata verso il centro appunto è l'isola di Barbados, la famosa pera dei Caraibi, sì, perché la sua forma ricorda una pera. È una bellissima isola con tante caratteristiche, ma voglio finire prima gli altri e poi torniamo su Barbados. Dunque, come volevo dire appunto, molte esistono nei dipartimenti francesi d'oltremare, come la Martinica, come la Guadalupe. Ovviamente, che succede? Che in questi paesi è possibile andare paradossalmente anche con la sola carta d'identità. Dunque non è una cosa da poco, pensate, mentre quelle, ve le ricordate quelle isole dove si vedono i film di Roger Moore quando faceva l'agente 07? Ecco, quelle sono le Virgin Island, sono quelle inglesi, mentre esistono anche quelle americane, che sono due cose diverse. Dunque parliamo delle isole Virgin inglesi, che sono Tortola, Virgin Garda e Anegrada, e mentre quelle americane sono St. John, St. Croix e St. Croix e St. Thomas. Ovviamente sono un po' più a buon mercato, questo me lo posso assicurare proprio senza parlare. Mentre adesso abbiamo 3 minuti prima del brano e voglio dedicarli interamente a Barbados. Abbiamo capito che ci sono diversi Caraibi e ognuno un po' rispecchia quello che è la cultura, cioè dalle nazioni che sono state conquistatore, se apriamo e chiudiamo le virgolette. Molti appartengono anche al Commonwealth britannico, per esempio appunto a Barbados molti Bajan
sono parte della squadra di cricket del Regno Britannico, insomma, e non ci pensano per niente a lasciarlo, non gli conviene, ma proprio economicamente. Ecco, Barbados è questa isola, i voli dall'Europa bisogna passare molte volte via Londra e paradossalmente anche via Canada, perché molti canadesi usano svernare e a Barbados, perché con quello che risparmiano di riscaldamento vanno direttamente giù a Bridgetown, sono sulla spiaggia e sicuramente stanno meglio che a Toronto. Ecco, una delle caratteristiche di quest'isola, appunto, che non è piccolina e poi ha una doppia anima, c'è quella romantica, quella dei tramonti, del bellissimo mare, e c'è quella dei beggia, della vita lavorativa di tutti i giorni, c'è la storia anche delle insenature dei Caraibi e le escursioni fatte a bordo della nave dei pirati, che racconta un po' quello che era l'epopea. Oggi è un gran gioco, ci si va a fare il bagno, però insomma è molto particolare. Allo stesso tempo c'è lo spirito del calipso, del ritmo della vita, del rum, il Mont Blanc, buonissimo. Si fanno i campionati del mondo di surf a Barbados, nella parte guardando la fronte a noi, sulla nostra destra. E c'è una bellissima natura, poi le scimmie non ne parliamo, dispettosissime. Però ecco, c'è questa bellissima natura, c'è anche l'Harrison Cove, la caverna, sembra quasi le grotte di Frasassi. Dunque veramente c'è da vivere tanto. Nelle spiagge, quelle che invece noi troviamo sulla nostra isola, la costa un po' più calma, un po' più tranquilla, ci sono molti resort, tra cui quelli della catena All Inclusive, dei Sandal Resort, ecco, Flash Sandal Resort, e quindi vale la pena. Però non è detto che ci vogliono per forza tutti questi soldi, bisogna, così come nelle altre isole Caraibi, se uno le conosce, le sa proporre, ci sono tante strutture tipo Small Resort, tante cose per poter star bene. E ecco, noi abbiamo come Viaggio e Vedo questi contatti con Barbados e possiamo trovare le sistemazioni anche di qui con gli appartamentini fronte mare. Con $70 a notte ci si sta tranquillamente, come vedete c'è tanto spazio. Comunque ripetiamo, si parte da Roma attraverso Londra, da Roma attraverso Parigi, e Parigi si scende, si continua poi per l'intercontinentale, e ancora anche dalla Germania ci sono parecchie che scendono giù. Ecco, questi paesi europei sono quelli un po' più affezionati a questa isola. Ovviamente quello che dico io, sarebbe il caso di fare magari una, siccome i voli partono la mattina da Londra, dunque uno intorno alle 10:30, non si deve per forza arrivare perlomeno il giorno prima, dunque sarebbe carino fare un giorno o due a Londra e poi continuare a imbarcarsi per Barbados, spezzarla un po' così, e conoscendo la destinazione ce la caviamo con non molto. Allora io è una piccola infarinatura che vi lascio, e così, per tanto per capire che possiamo parlare di Caraibi qui a Radio Vacanze a Viaggio Vedo, possiamo parlare dei Caraibi, ma veramente quelli con la C maiuscola. E in particolare, permettetemelo, questi 18 secondi di Barbados prima di passare al brano che ci fa veramente piacere, del nostro Stefano Sani, Vivere Liberi, Liberi di Vivere, perdona Stefano, non lo faccio più, ma prima sicuramente 18 secondi di Barbados piaceranno anche a Stefano, sicuro, me sono straconvinto. Allora, Barbados, Calypso e poi Stefano Sani, Liberi di Vivere. Persone, non per quello che hanno dentro, ma per l'aspetto esteriore. Come siamo ostinati a scegliere una professione che ci porta beneficio, ma fa barcollare il resto. In silenzio ad aspettarti, tra le mie paure cerco un posto anche per te, per non avere fretta di imparare. Perché ora che
abituarci, abbiamo forza a sufficienza per poterci riscaldare, anche quando la tua casa non è un posto per dormire. So che tu starai sicuro e mi fa stare bene, il resto nel silenzio ad aspettarti. Tra le mie paure cerco un posto anche per te, per non avere fretta di imparare. Perché ora che siamo grandi siamo un po' più consapevoli a rischiare, per non porci degli ostacoli siamo liberi di vivere. E ti dirò che non siamo soli in questo mondo spento dal male, abbiamo due satelliti per da questo giro tondo, da questo mio ricordo, dalle testate ignote, dalle persone vuote. Liberi dalla paura di amare e dal silenzio di chi non vuol sentire, da dipendenti di cose sconosciute, dalle esperienze passate vissute, e resteremo sempre Peter Pan, anche col peso di una certa età. Perché ora che siamo grandi siamo un po' più consapevoli e rischiare, per non porci degli ostacoli, siamo liberi di vivere e imparare. Perché ora che siamo grandi siamo un po' più consapevoli a rischiare, per non porci degli ostacoli, siamo liberi, liberi. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso, con noi, è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 4103 636. www.viaggioevedo.com. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. Buon ascolto. E un grazie, un saluto a Roberta Russo, attrice, grande protagonista della nostra radio, e sempre ben accetta quando, come si dice, quando ci dà una mano. Veramente una grande professionista. Io gli auguro, faccio un mondo di auguri per la sua tournée teatrale estiva. Roberta Russo, grazie da Radio Vacanze. Allora, invece noi adesso andiamo a disturbare, perché noi siamo dei dispettucci, ma insomma un pochettino, via, lasciatecelo passare, a Gianluca Germini, anche lui un grande artista italiano, con la sua aria ha veramente, secondo me, toccato delle corde importanti. Ecco, la regia lo sta chiamando, allora noi siamo ben felici di ospitarlo, vediamo se riusciamo a... eccolo qua, il nostro Gianluca, ciao, come stai? Ben trovato, tutto bene? Sì, tutto bene, te? Tutto a posto? Tutto a posto, abbiamo ovviamente parlato male di te, mi sembra il minimo, voglio dire, no? Come... sono contento, guarda. Questo è il trucco per fare successo, avere tanta gente che parla male di te. Cioè, l'ho detto sempre anch'io, avevamo una signora qui che stava facendo dei biglietti, l'abbiamo coinvolta e è fatta entrare in radio, datti una regolata, insomma.
Vabbè, noi siamo fatti così, diceva. Ascolta, allora Gianluca, io ho parlato di te che con questo brano hai sicuramente toccato veramente delle note fantastiche, soprattutto mi è piaciuto come argomento. Tu, certo, ti dicevo, secondo te, mi racconti un po', Gianluca, e soprattutto dove è che ti ispiri di più? Cioè, c'è un luogo al mondo che ti piace di più, dove vai a scrivere, dove ti raccogli? Guarda, io vivo sul Lago Maggiore da ormai 5 anni, mi sono ritirato proprio qua sul lago, dove ho composto tutte le mie belle canzoni, anche tutto il mio CD, i miei lavori, e spesso e volentieri, tra l'altro, vado a promuovermi in Svizzera, con amici tanti in Svizzera che mi conoscono, diciamo, da quando ero più giovane, no? Certo. E certo, io ho fatto tanta gavetta in Svizzera. Ecco, quella che serve, no? Per mettere le mani sulla chitarra, sui pezzi, sui testi, perché io credo, sì, come te, io lo vedo quando costruisco un pacchetto nuovo, è una tua creatura, la senti dentro che cresce proprio, credo, o sbaglio? Sì, ma assolutamente, poi mi accorgo di come nascono spontanee le cose, no? Senza fare fatica. Delle volte mi sono trovato anche, per dire, alle 2-3 di notte, così, guardando il lago dalla mia veranda, così, no? E in un attimo, cioè, nascono quelle due note piene di magia, di sentimento, di comunicazione, di ispirazione. Sì. No, lì che ti perdi poi. No. Sicuramente, sì, sicuramente. Poi il Lago Maggiore, no? L'hanno scelto tutti per non... Io tante volte lo dico spesso ai miei qui che di Roma non hanno mai visto quella parte. Io fortunatamente ci sono passato spesso, che anche lì è un bellissimo tour, fare un bel tour per i paesi del Lago Maggiore, veramente ce n'è da vedere. Tu poi mi insegni. Ma veramente, guarda, ma secondo me chi lo vede il Lago Maggiore rimane incantato, ecco, ha la sua identità il Lago Maggiore, per cui io, secondo me, sarebbe un bel tour da fare, da organizzare, anche legato alla musica, come stai facendo te ultimamente, sì, che è veramente un connubio lodevole e complementare. Ci proviamo, poi voglio dire, c'è anche da dire che in quelle zone si beve e si mangia anche bene, cosa non è da... Hai toccato un tasto veramente a quest'ora d'incanto. Noi siamo fatti così, insomma. Allora, quando hai scritto Aria, hai pensato a qualcosa di particolare, a qualcuno da dedicare in maniera particolare? Scusa la banalità, ma secondo me è importante, perché poi fa uscire l'uomo. Sì, fai delle domande che sono toccanti, sono veramente particolari e giuste, secondo me. Tra l'altro, Aria è nata da nostra... c'è sempre un fondo di verità nelle mie canzoni. Come per Aria, per esempio, è nata proprio da una storia finita, no? Dove praticamente negli ultimi tempi, spesso, no, in una relazione, capitano quei momenti di attriti, no? Dove a un certo punto uno ha proprio la voglia, di desiderio di aria per respirare, no? Di staccarsi un attimo dalla propria amata, perché si continua a litigare. Poi, una volta litigati e passa il tempo così, senza di lei, a un certo punto vengono in mente quei momenti in cui si stava bene, quei momenti un po' particolari, romantici, di seguito, e alla fine, piano piano, giorno per giorno, nasce il contraccolpo, no? È praticamente l'aria di ricominciare, certo, la storia finita. E allora, guarda, adesso ti lascio il tuo lavoro e ti mando sicuramente il tuo brano, e ti confesso una cosa, e lo confesso agli ascoltatori: io sono l'ideatore della programmazione Cuore e Coccole. Hai capito? Caspita. Non lo sapevi. Non lo sapevo, veramente. Cuore e Coccole, esiste un castello che è il Paradiso del Re ad Arcevia, dove si può fare una scena addirittura in abiti d'epoca, e il video è presente su YouTube e si chiama Il Castello delle Coccole, dove si può vedere Gigi con qualche chilo in più, viva Dio, che ha girato questo video di presentazione del castello, con la scena, con tante altre cose, insomma. Il vestito da re Gianci I, signore del regno di Cuore e Coccole.
Fantastico. vabbè, bisognava essere un po' pazzi per fare questo lavoro, però ci voleva, fatto con passione. Bene, assolutamente. Anche a te, ti ringrazio molto, io ti auguro, mi auguro di averti presto ancora i microfoni di Radio Vacanze, ti faccio un bocca al lupo. Ah, mi dici anche di dove ti trovano quest'estate? Scusami che stavamo dimenticando questo e non è carino. Se hai degli impegni. Certo, intanto Aria, tu lo sai benissimo, è promossa dalla Edit Music, l'edizione di Airone Music di Sandro Giacobbe, firmata da me e da Cristiano Cesario. Insomma, devo dire che stiamo andando proprio a gonfie vele con questo brano. Siamo partiti e c'è la versione anche in spagnolo, chiaramente. L'ho vista, mai presa. Allora, come si dice, è suerte, no? In questa sì. Circostanza. Io ti devo dire che si trova ormai dappertutto, grazie al fantastico e unico Luigi Mosello, me la sta promuovendo dappertutto su tutti. Siete bravi, se cambiate mestiere e venite a fare il tour operato vi assumo. siete bravi, niente da dire. No, vabbè, ma qui voglio dire, uno che si inventa cuore e coccole, che va in giro col vestito da re, voglio dire, no? La dice tutto. Ecco, appunto. Vuol dire essere avanti. Va bene, lasciamo andare, perché poi si parla di botte brefe, sacine viaggiando e non finisce più qua. Meno male che non so cantare, sennò erano dolori. Provaci una volta, secondo me ti stupisci. Ma è probabile con tutto quello che, che si può, però preferisco fare il tour operato sicuramente e aiutare nel mio modo, nella mia umiltà, molta semplicità, voi che siete più bravi in questo mestiere, ognuno il suo. Allora Gianluca, ti ringrazio, saluta anche Mr. Giacobbe, perché per me ovviamente lo conosco sotto altri aspetti. È grande, è una bella persona. Ecco, allora avremo... Sono molto contento di aver affidato la mia creatura sia a Luigi Mosello che a Sandro Giacobbe. Quindi allora, vi ringrazio a cuore aperto. Mi associo anche a te e tanti auguri. E mi raccomando, sulla tua pagina Facebook ci sono gli appuntamenti, salutiamo tutti. Io però farò il link alla tua pagina nelle note del programma. Poi ti farò avere la registrazione, così puoi darla anche tu ai tuoi fan e alle tue persone. Intanto in bocca al lupo e mandami una foto del Lago Maggiore, che mi manca un po'. Certo, va bene, ce l'hai, la mia amicizia su Facebook ce l'hai, no? Voglia, abbiamo tutto, qui a Radio Vacanze abbiamo tutto. Un abbraccio, allora, tante belle cose, buon proseguimento di serata e con Gianluca Gemini, Aria, ciao! Grande Gianluigi, un abbraccio, ciao. Aria! Respiro solo se non ci sei tu. Guarda, ciò che eravamo non esiste più. Come un fiume che sfocia nel blu, al tramonto del giorno che fu, ritroviamo l'amore tra noi. Tanto già lo sai. Sai che giorni come quelli non ce n'è. Da tempo cerco una ragione come se fosse possibile, ma infattibile ritrovare noi. Ma se in fondo un altro uguale a te non c'è, questa è la mia vita senza te, è come vivere o sopravvivere per tornare noi, tornare noi, tornare noi. Aria di ricominciare come dici tu. Voglia di fare l'amore senza più tabù, come un'onda che viene e che va, senza regole, senza unità, vita.
la fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636, www.viaggioevedo.com. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Radiovacanze.com, prima e dopo il ponte. Eh già, siamo sempre qui, bentornati in trasmissione, bentrovati, questa è Radio Vacanze, il podcast radiofonico Vacanza, la radio. Gianluigi vi sta facendo compagnia, siamo ormai a quasi la metà della trasmissione, è sempre un piacere. Abbiamo parlato dei Caraibi, abbiamo parlato con il nostro amico Gianluca, cantautore, e ovviamente ci parlava dal Lago Maggiore raccontando la sua aria, un qualcosa di veramente particolare. Ora, andando avanti con il programma, prima di raccontarvi dell'applicazione che abbiamo sviluppato grazie a Travel App per quello che riguarda i viaggi direttamente prenotabili dal nostro portale Radio Vacanze, si entra dentro e si ha veramente, è molto molto facile, si ricevono le password e poi si procede tranquillamente nella visualizzazione, offerte, programmi, voli, alberghi, tutto quello che potete immaginare, ma allo stesso maniera lo fate con attaccati a un portale da professionisti. Allora, andando avanti, voglio parlare invece di Andrea Zanetti, che è il tastierista della band scusate, anche a me prende colpi di tosse e ci sta in diretta, il bello della diretta questo. Allora, è stato il simbolo Andrea Zanetti, tastierista. Per me chi fa il tastierista è un po' l'anima di una band, perché praticamente ha sotto di sé tutto quello che riguarda le armonie, le sinfonie del gruppo, e credo che veramente è una delle cose più importanti. Ciao Andrea, stavo parlando del tuo mestiere di tastierista. Ciao. Ho la passione anch'io per suonare le tastiere, magari quando andrò in pensione da agente di viaggio mi metto a fare il tastierista, che ne sai. Ma io ho una, allora ve lo ripresento, carissimi amici dell'ascolto, Andrea Zanetti è il tastierista del gruppo che stasera è qui con noi per proporci appunto la sua nuova canzone, che con cui passeranno tutto l'estate, è stato il Symbol con la sua bellissimo brano. Io quello che volevo chiederti, e ti dicevo, fare il tastierista, che responsabilità in un gruppo, così mi dai un aiuto? Intanto grazie per la telefonata, per l'intervista, e saluto tutti quanti gli ascoltatori. Poi il tastierista, cosa vuoi, a parte che sono anche il manager del gruppo, quindi ho una doppia responsabilità, però diciamo che il tastierista è quello che gestisce un po' la metrica, la dinamica del pezzo in live, del brano e tutto, perché gestisco le sequenze, gestisco il click per il batterista, quindi gestisco il DMX per le luci, quindi e poi devo anche ricordarmi che devo suonare, quindi certo, diciamo un po', che è un po' fattore, allora diciamo. in questo ci assomigliamo, perché nel turismo esiste un ruolo tipico che si chiama DMC, Destination Manager Country, praticamente sei tu che conosci la destinazione, sei tu che la devi riproporre alle altre agenzie e ai clienti, vedi che cambiano i nomi ma si assomigliano tutti. Senti, io vedo che avete suonato con i Nomadi, ma com'è suonare con questi ragazzacci?
che hanno veramente fatto il bello e il cattivo tempo della musica italiana. Io penso che continuano ancora a farlo, perché quest'anno fanno 55 anni. Quindi. Mamma mia, io il cappello a Beppe e sui Duraggi, insomma. Mamma mia. Niente, per noi è nata a marzo prossimo, saranno 10 anni di attività, siamo partiti come loro tributo, poi con gli anni abbiamo avuto la possibilità di conoscere, specialmente Beppe. Ho avuto la fortuna di collaborare anche a livello organizzativo di eventi, l'ho organizzato un paio di concerti negli anni e loro ci hanno ricambiato la cortesia, perché sono molto cortesi su queste cose, di aprire i vari concerti loro, anche i vari paesi del nord Italia, quindi c'è una bella situazione, per poi proporre a Beppe stesso, dopo 5 anni di cover band che facevamo, quindi 4 anni fa, di sentire i nostri pezzi, di chiedergli se voleva produrci. Ci ha prodotti su un singolo a modo mio e anche sul disco Cambio di Rotta, quindi la collaborazione è stata a doppio senso, quindi ancora oggi ci sentiamo tranquillamente. Adesso ovviamente per esigenze della nuova casa discografica, di cui devo parlare tra poco, non possiamo più fare con lo stesso gruppo Tributo ai Nomadi. Abbiamo fatto un gruppo parallelo che si chiama Cuore Vivo e facciamo il repertorio Nomadi. Il Stato Simbolo fanno solo materiale proprio, insomma. Certo, però il fatto stesso di avere, è un po' riconoscimento, perché ovviamente se ti fanno aprire un concerto è perché si fidano anche di te, questa è una gran cosa, non è da sotto. Certo, io addirittura ho avuto la possibilità, la fortuna, lo ringrazio sempre Beppe, che mi ha fatto suonare più di una volta il suo Hammond, perché io come batterista sono innamorato dell'Hammond e ho avuto la possibilità di suonare un Hammond vero di quegli anni là, proprio quindi... È una bella sensazione, poi farlo anche a Novellara, l'anno scorso a Novellara davanti a 5.000 persone, è stato bellissimo. Guarda, io ti capisco, perché quando, come io non sono, mi considero un modesto artista dei viaggi, però quando tu metti insieme e gli vai a cercare la barca a vela a Barbados, gli cerchi l'aereo, il trasferimento, glielo metti insieme e poi questa cosa emerge e loro ti chiamano magari dall'altra parte del mondo ormai con il WhatsApp e ti dicono stiamo bene, grazie. Beh, voglio dire, è come da te, quando tu riesci a organizzare tutto, riesci a servirla al tuo pubblico e loro ti ringraziano. Penso che sia una bella soddisfazione, insomma, anche questa. Per noi è quella della soddisfazione, purtroppo in questi anni tanti la vedono come una gara, infatti abbiamo avuto anche noi, i gruppi ci hanno invidiato, quant'altro, anche mezzo litigati, perché se vuoi ci vedono come voce te là, noi no, ma tu guarda che non è questione di una gara, che è più bello, che è più bravo, chi va sopra il palco, chi no. Cioè, è una soddisfazione a livello personale, noi a volte neanche la pubblicizziamo certe cose, perché non... è una cosa che abbiamo noi di gruppo, che ha avuto la soddisfazione di conoscere delle persone che stimiamo e che sono sopra di noi a livello artistico, a livello sociale, a livello umano, e che da loro dobbiamo solo imparare, basta. È quello che dicevo appunto, noi in ogni professione poi accade questo. Senti, vuoi dare gli appuntamenti di quest'estate, la tua pagina Facebook, dove ti trovano gli ascoltatori di Radio Vacanze? Allora, gli ascoltatori di Radio Vacanze possono trovarci sul nostro sito www.statussymbolband.com oppure sul nostro profilo Facebook Status Symbol Band o su Twitter è sempre stato Symbol Band, quindi questi qua sono i tre canali social che abbiamo. Insomma, come dice il grande Ruggeri, se volete ci trovate. Insomma, sì, adesso cosa vuoi, abbiamo per esempio un mese fa, circa, anzi il 18 di giugno, abbiamo stato a Firenze, vicino a Montaglione, provincia di Firenze. L'altro giorno eravamo qui nel Veneziano, adesso per un periodo di 15-20 giorni ci fermiamo, perché stiamo chiudendo il disco, gli ultimi tre brani che faranno parte del disco che uscirà a settembre-ottobre e che è stato anticipato dal singolo che presentiamo oggi. Ecco, io vi aspetto anche per questa presentazione. Tu sai, io sono stato vicino a Treviso pochi giorni fa, neanche 20 giorni fa, e mi sono trovato veramente bene, con gente va veramente favolosa. Ovviamente poi il prosecco e lo stravecchio del Piave hanno aiutato parecchio, non è che non hanno aiutato, però vabbè. Treviso, sono andato vicino a Vado Biadene, quelle zone là. Eravamo a Montebelluna, dunque c'era il raduno dell'Arma
programma di artiglieria e io ho fatto come Radio Vacanze perché abbiamo un programma storico, siamo andati lì e devo dirti, gente fantastica, veramente, veramente brave persone. E poi torno a dire, a tavola avevi lo stravecchio del Piave, il prosecco dall'altra parte, potevi parlare di qualsiasi cosa, insomma, ecco, perché, immagino. Perché l'Italia è anche questa, la gente viene fuori anche da questo, anche da lì poi nascono le canzoni, l'armonia, e perché tu le senti dentro, come dicevo anche con i tuoi amici artisti, si cresce dentro, no? Cresce proprio la voglia di trasmettere quelle che sono le sensazioni che l'artista prova. E ovviamente, guarda, noi siamo, penso, so adesso il mondo musicale è un po' più, diciamo, vincolato al marketing, contatto, però noi siamo ancora un gruppo di quelli che esce con i singoli, esce con i pezzi solo quando li ha scritti interamente, i propri idee, il proprio pugno, e sente il bisogno di far sentire agli altri quello che bisogna dire, insomma. Quindi ecco, tutti i pezzi, tutti questi 1300 dischi che abbiamo venduto in quasi 4 anni, tra singoli e 3 dischi, sono tutti pezzi nostri, vissuti da noi e quindi scritti interamente da noi, insomma. Bella cosa, io ti auguro un mondo di bene, come diciamo sempre qui a Roma. Allora Andrea, un abbraccio a te, ai tuoi ragazzi, alla tua band, da parte di me, di Piera, di tutto lo staff della Viaggio e Vedo, di Radio Vacanze e dal pubblico di Radio Vacanze. Permettermi grazie di... a tutti, è un piacere. Ascoltate tutti sempre Radio Vacanze e ascoltate il nostro singolo Voglia di Esistere. Ovviamente, Voglia di Esistere, qui con noi a Radio Vacanze, Andrea Zanetti degli Stadio Symbol. Un abbraccio e buona serata a te. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Perso nel mio mare di pensieri che Con il cuore, io guardo te.
un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Stai ascoltando Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni in collaborazione con Viaggio e Vedo. E ci siamo arrivati alla rubrica, quella che mi piace di più. Bentornati con Gianluigi qui alla Vacanza, alla radio. Trasmettiamo sempre su Radio Vacanze ogni mercoledì in diretta e poi nella versione podcast lunga la potete ascoltare quando la scaricate dal sito di YouTube, se volete, dalla nostra applicazione, da Spreaker, da iTunes, sì, perché grazie a Andrea Ceraulo, il nostro amico, siamo anche lì. E ovviamente stasera voglio parlarvi appunto di applicazioni. Ecco, dal sito Radio Vacanze, proprio sotto la mia faccetta, quella che vedete quando aprite lo schermo del sito www.radiovacanze.com, c'è la nuova applicazione fatta in collaborazione con il mio amico di Travel App. Dunque, questa applicazione permette intanto di registrarsi, ecco, ed è come avere l'agenzia sempre in tasca, anche per una semplice curiosità. Ci sono ovviamente tutte, c'è una sezione tutte, una volta registrate, c'è tutte le offerte, ci sono le nostre chat, potete parlare con noi direttamente attraverso il cellulare. Dunque, se vi trovate con un'amica, ma forse costerà questo un volo per Madrid, non fate nient'altro che prendere il cellulare, controllare, e se avete bisogno mandate un messaggio e io vi rispondo. Meglio di così, proprio siamo praticamente sempre in contatto, ma senza forzature, nello spirito di, come dice un grande comunicatore che è il mio amico Paolo Pugni, nello spirito della relazione, cioè dare comunque un vantaggio a chi ti ascolta, perché tu vuoi farlo star bene. Ecco, questo è lo spirito con cui nasce l'applicazione di Radio Vacanze. Scaricatela direttamente dal sito, cioè sia per il sistema Android che per il sistema, ovviamente, iOS di Apple. Allora, un'altra cosa che volevo dirvi, parlando di buono, è il gelato. Allora, molti dicono che fa male, fa ingrassare. Intanto, secondo me, no, perché come tutte le cose, nella giusta quantità ha comunque un ritorno. Allora, hanno fatto un po', ecco, un'indagine, quelle che si fa sempre, no? Intanto, il sito da dove viene, ve lo dico subito, è www.nerospirito.it, e dove c'è un gelataio che spiega addirittura l'origine dei gusti, perché ovviamente uno sul lungomare, quante gelaterie avete assaggiato qui. Personalmente a Roma io vado sempre in via Marco Antonio Colonna da Gelarmoni, che è un mio carissimo amico ed è bravo, molto, e lì si vedono proprio le cassette di fuori, è particolare. Allora, non esiste, lui dice, un gelato buono, esiste un gelato fatto bene. Ecco, ne sono convinto anch'io. C'è chi pensa che addirittura il gelato potrebbe diventare patrimonio dell'umanità. Magari avremmo fatto bingo 3-7 Napoli a bastoni, diceva questo. A proposito di Napoli a bastoni, non poteva mancare allora sigla. La Vacanzina, dove andiamo per il fine settimana? Con Radio Vacanze non rimani certo a casa. Weekend fuori porta, museo o passeggiata nelle città storiche?
c'era chi diceva che Napoli aveva mille colori, il grande Pino Daniele, che ogni da poco non abbiamo fatto un concerto, appunto, che bellissimo, in Piazza del Plebiscito, per ricordare appunto la sua scomparsa. Beh, Napoli non è soltanto il sapore della pizza, il sapore del babà buonissimo, le sfogliatelle, quello che volete. Intanto saluto i miei amici napoletani, in particolare Vincenzo Di Guida che ascolta la radio, e anche Fusco, il mio grande amico del cuore di Chiavano, che sono veramente una particolarità. Secondo me, ecco, ci sono le 10 cose che fanno innamorare Napoli. Qui c'è sempre la famosa lista, Dark Tour Napoli, praticamente tutto l'ignoto che c'è in questa misticità della Napoli, secondo me più bella. Poi c'è la Napoli della metropolitana, quella di Partino Pia. Ricordiamoci che il primo treno partì da Napoli durante il regno dei Borboni, no? Questa tram vesuviana. Poi c'è la vecchia Napoli, che questa è fatta appunto tutta la zona pedonale, una delle zone pedonali più grandi o più lunga d'Italia, e si fa tutto all'interno, da Spacca Napoli, il Duomo, e poi in particolare in certi momenti dell'anno devo dire che proprio, no, ne vale la pena andare a sentire anche i profumi che escono dai famosi bassi napoletani. Oh, ovviamente i quartieri spagnoli, per carità, non facciamoceli mancare, addirittura molti murales che ancora inneggiano a Maradona, grande veramente questo personaggio. E pensate che c'è appunto Michele Pistoletto, che l'ha scelto come angolo del, no, per far emergere questo famoso collettivo del Terzo Paradiso. Oh, una mostra imperdibile, ovviamente, dal Museo Egizio, il Museo della Colazione Farnese, del Museo Egizio Antropologo di Napoli. Dunque, anche qui da vedere. Io personalmente sono andato a vederlo con Fiorello, una guida fantastica di Napoli. Siamo andati, abbiamo fatto dei bellissimi giri. Abbiamo da Palazzo, appunto, del Palazzo del Governo, abbiamo fatto le scuderie, abbiamo fatto Pacca Napoli, poi abbiamo fatto ancora la Solfatara. Dunque, abbiamo veramente girato tanto e ne è valsa veramente la pena. Ovviamente la pizza da non perdere neanche lontanamente. Allora hanno un altro modo di farlo rispetto a noi a Roma, ma vale veramente la pena. E ancora qui Napoli Live Design. Questo è un po' una salsa nordico-partenopea, è un, diciamo che praticamente è un chiostro del 500 che è diventata un'oasi del fare artigianale. Ecco, questa anche è da non perdere. Come vedete, Napoli veramente ne ha tante. Poi, se volete, mi scrivete a radiovacanze@gmail.com e vi faccio avere l'articolo da dove abbiamo preso, perché noi le notizie durante la settimana, quando non ci sentiamo, la redazione manda comunque tutto quello che riguarda diciamo quello che scopriamo. Ecco, come abbiamo scoperto qui i castelli con il fantasma più spaventoso di Roma. Saltiamo da una, come si chiama, da una piccola scaramantica a qualcosa di più. Dunque vi do subito l'elenco, i fantasmi più particolari. Abbiamo il castello di Preluse a Bolzano, è un'antica dimora. Anche qui si dice che praticamente non si dorme mai per i tanti spiriti che sono all'interno. Poi il castello di Bardi a Parma, il castello di Montebello a Rimini, il castello di Brissac nella Valle della Roya in Francia, e qui mandiamo i saluti al nostro amico Cerini e la sua signora che vanno in vacanza nei castelli della Roina, il castello di Prerise in Ucraina, e ovviamente il castello di Frankenstein in Germania, il castello di Brain in Romania, in Transilvania, ovviamente che è quello di Dracula, e ancora abbiamo la Scozia, il Glasmith Castle. Qui addirittura si dice che c'è nata la principessa Margaret e Elisabetta II, dunque è normale che ci siano qualche scheletro. Il castello di Edimburgo in Scozia, e ancora il castello di Arkenus in Svezia, ad Oslo. Dunque ne abbiamo anche qui da raccontare. Allora, prima di passare alla prossima telefonata del nostro amico e parlare del Last Minute Tour che abbiamo questa ora, io vi faccio ascoltare il prossimo brano, che a noi piace moltissimo ed è del nostro amico, come sempre, perché qui abbiamo soltanto amici, c'è Chi Merita un Sorriso. Questo ed altro ancora a Radio Vacanze. Chi Merita un Sorriso. Na 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 na
di vivere una vita dove ridere è davvero così facile e reale. Tra campane che le domeniche in aria suona l'allegria. Questo mondo troppa gente sta soffrendo, merita un sorriso perché ormai l'ha perso. Mi improvviserò, un mago io sarò, farò ridere come Totò. Il sorriso ti darò, io lo inventerò, come un gran con la mia faccia regala sorrisi. Chi merita un sorriso a questa vita, perché sta soffrendo, per chi solo è, per chi nel mare del mondo sta negando. C'è chi merita un sorriso a questa vita, perché Dio lo ha perso, per chi solo è, per chi nel mare del mondo sta negando. Ridi e porta su quelli che la vita ha buttato giù, sono in cima alla lista. Fai sorridere, falli credere che son capaci tutti. Merita il sorriso cosa che non sanno fare in molti, tu la sai qual è, far crescere un sorriso sopra questi volti. C'è chi merita un sorriso a questa vita, perché sta soffrendo, per chi solo è, per chi non ha paura e sta lottando. C'è chi sta pregando a un santo che gli accanto, per chi sta soffrendo e merita un sorriso, per chi si sente solo e merita un sorriso. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Radiovacanze.com. Viaggia in nostra compagnia. Eh sì, non ti stancare mai di viaggiare in nostra compagnia qui con Gianluigi Radio Vacanze, Vacanza Radio, il podcast radiofonico che va in onda ovviamente tutti i mercoledì in diretta e poi nella versione podcast. Allora, stiamo chiamando un artista romano amico di Radio Vacanze che comunque ha una cultura dentro, stava facendo le prove, ci sto veramente provando in tutti gli effetti. Se ci risponde, mi ha detto chiamami se posso ti rispondo, perché aveva piacere di raccontarsi un po'. Pronto? Ciao Fabrizio, benvenuto a Radio Vacanze, come stai? Buonasera a te caro Luigi, tutto bene, grazie, tutto bene. Come ti avevo promesso avremmo chiuso il programma insieme, so che stai provando e ti porto via veramente poco tempo, ma ci tenevo a farti entrare nel programma perché siamo veramente amici di tutto cuore, non è la prima volta che ci incontriamo. E raccontaci un po', che stai facendo di bello? Dunque, praticamente stiamo provando delle piccole cose, che chiamiamo così, un ripasso, ecco, un ripasso generale musicale degli arrangiamenti che abbiamo fatto sulla canzone romana. Ovviamente. Siamo 8 persone, quindi il nome è la Banda Amici. E ci esibiremo esattamente venerdì 25 al teatro di Tor della Monaca.
perciò qua di dietro, come sempre, in casa. Esattamente, faremo un concerto lì alle 9.30 di sera, alle 21.30. Allora, io mi fermo. Stiamo appunto ripassando alcune cose, perché sai, ecco, vuoi senti? La diretta, il bello della diretta. Ma qua se non fosse così. Forse così, non così sì. Come ti dicevo, appunto, stiamo ripassando alcune piccole cose che tante volte ci sfuggono, ma cavolo, come no. C'erano, come mai non le sentivo? Ah, forse perché non le ho fatte, forse me le sono dimenticate. Poi sai, 8 persone sono tante. Tante. Senti, ma me lo mandi qualche brano, sì, che lo passiamo, che noi siamo molto felici di mandarli. Sì, come no, guarda, al limite, però te lo devo mandare in modo un po' migliore, perché abbiamo fatto delle registrazioni dove sono venute, come sono venute dal vivo, perché facendo anche dal vivo, te ne mando qualcuna che è venuta bene, abbiamo fatto in teatro, in un altro teatro. Va benissimo. Sì, te la mando su WhatsApp. Va benissimo, come tu preferisci, qui ormai la tecnologia la fa di moda, a me mi hanno imparato a fare tagli, cuci, mixer, cose che io veramente fino a poco fa non so, io sono un agente di viaggi, lo credo sempre, però non mi ascoltano più ormai, comunque rimangono beato agente di viaggi. Sì. Beato te, capirà, io on e off col computer, ho iniziato e ho finito, là ho spento subito, io proprio sono zero, ne capissimo, però qualche cosina, proprio giusto qualche chicchetta riesco a farla, ma non mi chiedete più. Vabbè, tu come si dice? Allora, io la sono e tu la canti. Ma io sono del vecchio stampo, capito? Noi siamo gente grande, come si dice, tissuta, no? Nonostante l'età, perché così. Siamo cresciuti col cellulare in mano. No. Siamo il telefono a gettone, insomma, che poi... Quando avevi soldi per i gettoni, comunque, vabbè. Bravo, perché tante volte ci mettavamo pure a cortina per non mandarlo giù e tiravamo sul volo. Vabbè. Siamo qui in collegamento con il nostro amico Fabrizio Amici, meglio di così, un nome, una volta si diceva un nome e una garanzia, io mi vergogno un po' a dirlo perché papà tuo era qualcosa di eccezionale per noi romani, dunque un nome sicuramente pesante da portare, io ti auguro un mondo di bene anche per il prossimo concerto, aspetto i tuoi brani qui a Radio Vacanze, mi raccomando, non ci lasciare grazie. Da soli, insomma. Assolutamente, ecco. Come se dice, l'estate ancora è lunga, direi proprio di no. Ascolta, io a me, quando avrai piacere, a me la canzone che piaceva molto di papà tuo è appunto Era vecchio non piagna, perché è veramente qualcosa di eccezionale. Quella mi raccomando, quella veramente è vero. E vabbè, cuore di Roma anche grazie. Tu, ormai ci siamo rimasti veramente in pochi ad amare questa città e a fare programmazione per questa città. Allora, grazie al Alvaro Amici, ti lascio alle tue prove, qui saluti da Radio Vacanze, da Viaggio Vedo, da me, dalla Piera, tutto lo staff, come si dice, veramente con tutto il cuore, che ogni bene a te e ai tuoi ragazzi. Io invece vi auguro un bocca al lupo e buone ferie a tutti, buone vacanze a tutti, è il minimo. Con Radio Vacanze. Con Radio Vacanze non rimani certo a casa. Io sono uno di quelli che purtroppo mi tocca lavorare. Quindi... Noi andiamo dopo. Senti che bella musica qua. Ciao. Grazie ancora, ciao Luigi, buona serata a te. Grazie. Che grande serata, che grande spettacolo, che grande artista degno del nome del papà. Allora io siamo ai saluti, però prima di non aver ricordato le nostre idee, abbiamo intanto Ferragosto al Castello a 169 euro, 3 giorni e 2 notti, in mezza pensione al Castello di San Pietro in Muso ad Arcevia. E abbiamo ancora le grandi offerte di Parallelo 45, praticamente voi prenotate con noi e noi vi facciamo il piano della macchina per andare in vacanza. Ancora poi c'è sul sito viaggio.it, vi metterò il link, ci sono le occasioni per andare in Costa Brava a 186 euro, in Sardegna a 341 euro, oppure a Budva in Montenegro, anche qui molte molte altre possibilità. Intanto vi annuncio che dal 1 e 8 settembre abbiamo le promozioni su Corfù, sempre con il nostro collega Coforse, tour operator fantastico, è veramente bravo, e si parte da 460 euro. Per il studio in appartamento, fino ad arrivare invece anche a un bellissimo albergo di categoria C a 4,90. Dunque ce n'è per tutti i gusti, noi siamo qui a salutarvi tutti, Madonna che lista di ringraziamenti. Allora, Lucio dalla Sardegna, carissimo amico, poi Cristina Tassini, la famiglia di Barbato Gianluca, il nostro amministratore di condominio, carissimo qui Vittorio, Fabrizio Amici ovviamente che avete sentito poco fa, la nostra Cinzia Menoli da Pavia, Felice Meglietta da Benevento, la famiglia Zaccheo e anche
anche Aniche, attenzione a non sbagliarlo, che non del nostro albergo Le Riunione a Ravenna, anche qui bravissima persona, la famiglia di Barbara e Salvatore Gaetano, e ancora Daniele Vidi, mio collega della New York and Company, la famiglia Cerini l'abbiamo detta poco fa, e ancora da Belvedere Marittimo Marco e la sua, invece è a Roma, la sua Natascia di origine moldava, bravissima, bravissima persona, grande, Lorenzo La Coppola e Luisa e Francesco, che hanno partecipato con noi. Mi auguro di averli ringraziati tutti, ovviamente come sempre i grandi saluti a Giulio Gaudiano, al nostro amico Paolo Pugni, Andrea Ciaraolo, Francesco, insomma ce ne sono veramente tanti, tanti amici di qui a Radio Vacanze, mi raccomando, appuntamento al prossimo mercoledì e ascoltateci in podcast con tutti gli argomenti che abbiamo fatto insieme, i Caraibi, Napoli, i fantasmi, il gelato e quant'altro, madonna, quanta roba c'è comunque qui a Radio Vacanze, non ci stufiamo mai, perciò sigla. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.